Innanzitutto, buonasera a tutti. Adesso c'è un rientro di là, dovresti abbassare di là. Usciamo da una propaganda politica, 3 mesi di consumazione energetica, ma siamo ancora qua. Già. Ok, detto questo, Daniele sta entrando. Ok, perfetto. Quindi allora, stasera gli argomenti saranno diversi, ho anche due ospiti, ne dovevo avere tre di ospiti, ma purtroppo ci sarà la prossima volta, perché oggi abbiamo ottenuto un risultato molto particolare perché nell'estensione della sentenza è molto bella. Mi passi la sentenza, quella che ti ho passato? Questa è una sentenza di questa mattina, infatti ho invitato Federico, avvocato, uno dei nostri avvocati, che abbiamo ottenuto, perché poi è il lavoro di squadra, questa sentenza bellissima, e dove in poche parole la famiglia aveva una fiduzione, la banca ha attaccato la casa, quindi facendo un decreto ingiuntivo. Questa fiduzione, a nostro giudizio, era nulla per una serie di motivi. Quindi, facendo un'analisi, abbiamo capito che questa fiduzione si poteva smontare, e oggi arriva la sentenza. Quindi questa è la sentenza, in poche parole. E il giudice annulla la fiduzione completamente, annulla il decreto ingiuntivo, dà alla banca, oltre ad aver annullato il decreto ingiuntivo, oltre ad aver annullato la fiduzione, anche 8.700 euro da pagare per oltre il rimborso spese generali, 15%. Ok, quindi chi ha il microfono lo spenga. Ok, stiamo facendo entrare gli ultimi interditari. Okay. Sto prendendo un po' di tempo perché si stanno facendo gli assetti audio, in modo che dopo si sentano. Ok. Non mi fa entrare 15 minuti che provo. Riprovo. Ok, la metto anche io. Perché abbiamo staccato, riattaccato, quindi c'erano delle persone in lista. E quindi per quello lì. Comunque, detto questo, adesso aspettiamo 3 minuti. L'avvocato Federico Comba ci sarà il prossimo giro e ci spiegherà così come siamo riusciti a ottenere questo risultato. Allora, per quanto riguarda le fiduzioni, intanto introduco, intanto che entro le persone, le fiduzioni sono quel patto col diavolo che si fa con la banca al fine di ricevere una garanzia, quindi ho dei soldi o degli affidamenti. Quindi l'imprenditore fa questo errore enorme di firmare questa fiduzione che ti vincola per sempre. Non c'è. Ti vincola per sempre. Ogni tanto si può fare qualcosa che fare. E fortunatamente la maggior parte di queste fiduzioni si possono smontare. Quindi vuol dire che possiamo smontare un sacco di pignoramenti, un sacco di decreti ingiuntivi, e anche nel caso non ci fossero questi problemi, possiamo smontare la fiduzione stessa, perché un imprenditore magari non lo sa, ma se io ho una fiduzione di 1 milione di euro, il mio rating si abbassa, quindi posso chiedere meno finanziamento e sono un soggetto a rischio. Queste informazioni sono pressoché nascoste, pressoché segrete, okay? Un po' come il così
il bugiardino di Pfizer, no? Quasi segreto. Però c'è, esiste. Quindi ci sono sentenze, ci sono migliaia e migliaia di persone che ogni giorno vincono contro le banche, però il problema grosso è che la maggior parte delle persone è ignorante. Ok? Sei ignorante. Questa è la verità, perché se hai i soldi in banca e speri che la banca ti faccia guadagnare qualcosa, sei ignorante. Nessuno guadagna dalle banche, okay? Guadagna solo la banca. Ma poi, per logica, ti faccio fare un percorso logico. Scusami, per quale motivo la banca dovrebbe farti guadagnare dei soldi? Uno, due. Per quale motivo il tuo interlocutore, il tuo consulente, che guadagna in media dai 1.500 ai 2.000 euro al mese, dovrebbe fare guadagnare soldi a te? Ok? C'è qualcosa che non va. Fermo restando che di normative non sono arrivate. Adesso non va più. Ecco. Adesso è proprio chiaro. Gaetano, ti sei disattivato l'audio ed è entrato un altro che non sappiamo di chi sia. Tale Anna. Sì, stai attenta a non bloccarmi l'audio cortesemente. Allora. Va bene, qua possiamo ammettere. Perché man mano che entrano le persone, alcuni hanno l'audio acceso, quindi per quello che stiamo un attimino prendendo spazio. Allora, detto questo, la banca è un'entità in questo momento molto pericolosa, e tenete presente che negli ultimi 10 anni le banche hanno fatto circa 30.000 vittime. Cioè hanno venduto dei prodotti che le persone non capiscono assolutamente quello che stanno comprando e hanno perso un sacco di soldi. Alcuni hanno perso tutti i soldi. Quindi è molto importante capire questo. Stasera avremo anche un ex direttore di banca qui con noi che parlerà di investimenti e anche magari diverse possibilità, fermo restando che gli investimenti sono una cosa seria. L'investimento devono essere fatte da professionisti e l'ultimo posto dove si possono fare investimenti è la banca, okay? Perché la banca non fa fare soldi a te. Prima lo capisci è meglio. Detto questo, andiamo per passi, poi si parlerà anche di investimenti immobiliari, quindi abbiamo un esperto in questo settore, quindi due appuntamenti di un quarto d'ora e 20 minuti dove farò alcune domande e tutte avranno la possibilità di capire di più. Poi se ce la facciamo, magari facciamo anche uno spazio per le domande alla fine. Allora, poi, vediamo le domande più banali. Le domande più banali sono, è meglio un mutuo variabile o fisso? Questo l'ho detto 1.000 volte. Fisso, adesso l'avete letto su tutti i giornali, l'ho detto già 3 mesi fa, 4 mesi fa, 7 mesi fa, adesso i tassi di interesse schizzeranno e quindi il vostro mutuo variabile che prima costava 700 euro andrà a 900, 1000, 1100, 1200. Quindi i mutui vanno fatti sempre esclusivamente fissi, tutti i prestiti vanno fatti fissi. C'è anche la possibilità di controllare il mutuo, quindi attraverso una analisi sia giuridica sia matematica si può capire se il tuo mutuo ha delle anomalie. Le anomalie sono di diverso tipo. Esempio, il tasso di interesse menzionato può essere non giusto, quindi in questo caso è indeterminato, cioè vuol dire che i costi dell'assicurazione più i costi delle spese accessorie più i costi dello spread più i costi che ti hanno fatto pagare quando hai attivato il mutuo non corrispondono alla cifra che c'è scritto attraverso un'addizione,
in quel caso specifico il mutuo diventa indeterminato e la banca ti deve restituire circa 2/3 degli interessi, sia quelli che hai già versato e sia quelli che ancora non hai versato. E poi esempio c'è il caso di usura. La legge stabilisce che ogni banca deve rispettare una forbice, quindi da qui a qui è regolare. Se vai oltre diventa un tasso usurario, quindi tutti gli interessi devono essere restituiti. Quindi tieni presente che un mutuo medio di 200.000 euro fatto per 30 anni paga alla fine circa 400.000 euro, quindi 200.000 euro di interessi circa. Nel caso di usura, questi 200.000 euro non li paghi più, sia che il mutuo sia in essere, sia che il mutuo sia concluso o prestito. L'importante è che non siano passati oltre 10 anni. E tieni presente che l'80% dei mutui che controlliamo hanno delle anomalie e quindi si possono recuperare davvero tanti soldi. E ormai le sentenze sono consolidate. Allora, poi, un'altra cosa prima che mi scordo, allora, se una persona davvero vuole sapere un po' più di banche, allora questo è il mio libro, che costa davvero poco, l'ho trovato su Amazon, e ci sono diversi argomenti, è piccolino, è facile, magari metti il link, adesso mettiamo qua il link, costa tipo 15 euro, 14 euro, non mi ricordo più. E in questo libro piccolino davvero c'è un sacco di informazioni, ti dice che cos'è una banca, quali sono i diversi illeciti bancari, le banche che rubano a norma di legge, il cartello delle banche, nel senso che quando tu paghi un mutuo, esempio variabile, e pensi che la variabilità sia data dal mercato, è stato scoperto che spesso le banche si mettono d'accordo, fanno cartello, e addirittura c'è una sentenza europea, e ti fanno pagare molto più tasso di interesse. E i diamanti venduti al doppio del loro valore, eccetera, eccetera. Quindi io questo lo metterei obbligatorio per legge. Quindi lo farei leggere davvero a tutti quanti. È un libro molto semplice, facile, e davvero impari un sacco di cose. Purtroppo la banca ti frega perché dall'altra parte c'è una scarsa informazione. Allora, ci sono diversi problemi. Innanzitutto il problema più grosso è nella percezione, nel nome. Pensa che la banca si chiama istituto. Perché la banca si chiama istituto? Di istituzionale non ha niente. È una società privata che ha lo scopo di venderti dei prodotti e spesso lo fa in modo criminale. Guarda le banche che sono fallite, i diamanti venduti al doppio del loro valore, le azioni subordinate, le famose azioni subordinate. E tieni presente che la maggior parte delle persone che comprano investimenti in banca non sanno di cosa si tratta. Io su 100 persone, 85 non sanno di cosa si tratta. Spesso credono che siano obbligazioni, invece magari sono azioni e poi si ritrovano senza soldi. Quindi è un argomento molto molto particolare. Allora, ho parlato di asset difensivi. Va bene, hai fatto questa arringa sul fatto che c'è un rischio a tenere i soldi in banca. Cosa devo fare? Allora c'è un metodo che si chiama l'autodeterminazione, che ti dà la possibilità di autodeterminarti. Cioè vuol dire che tu in qualsiasi momento ti puoi spostare in qualsiasi parte del mondo e avere comunque il valore del tuo. Quindi i ricchi del mondo hanno gli asset difensivi. Poi dipende dal paese. Esempio, per gli immobili ci sono alcuni paesi, poi ne parleremo, dove l'asset difensivo sono gli immobili anche, perché sono protetti in un certo modo, perché hanno una giurisdizione in un certo modo. Allora, gli asset difensivi, diciamo, per quanto riguarda le cose semplici, sono i diamanti. Quindi una persona che si compra diamanti, ovviamente
comprate da professionisti con il Rapaport americano, cioè il coefficiente per capire quanto vale un diamante, quanto valgono i diamanti, è il Rapaport americano, che si chiama Rapaport. Prima cosa. Seconda cosa, ci vuole un professionista che misuri il taglio. Okay, i professionisti sono quelli autorizzati, quindi non è che devi andare ovunque, altrimenti ti fottono clamorosamente. Le banche, esempio, 5-6 anni fa hanno venduto i diamanti al doppio del loro valore. Tra l'altro ci sono ancora cause in corso, le abbiamo fatte anche noi. Quindi, comunque, una delle pietre preziose, insieme all'oro, okay, sono proprio i diamanti. L'oro lo sanno anche i muri, okay? In questo momento però è molto caro. E dove comprare l'oro? Ci sono società che lo fanno. Tenete presente che quello che fa la differenza in questo momento è la commissione. Cioè tu puoi comprare l'oro a X, ma quello che fa la differenza è la commissione. E la commissione spesso costa tantissimo, specialmente in un momento di richiesta come questo. L'oro andrebbe comprato, se non lo trova, usato. E anche lì ci sono dei mercati, quindi anche lì bisogna sempre rivolgersi ai professionisti, a gente che è del mestiere e soprattutto conosciuta. Okay? Ma perché? Ti faccio un esempio banale. Tu compri un lingotto d'oro, tu puoi comprare un lingotto, lo gratti ed è d'oro e il peso è giusto. Poi cosa succede? Che ci sono alcune furboni, truffatori, che mettono all'interno del lingotto un materiale che pesa come l'oro ma non è d'oro. Quindi tu di fatto lo puoi grattare, puoi fare tutte le cose che vuoi, alla fine pensi di comprare un chilo d'oro ma un chilo d'oro non è. E quindi in quel caso ci vogliono dei liquidi speciali, ci sono delle persone che lo fanno in un certo modo. Ok? Quindi stiamo molto attenti. Poi ci sono le opere d'arte negli asset difensivi, e anche qui c'è un mondo gigantesco, anche qui c'è un mondo di persone oneste, persone brave, persone che ti vendono un'opera d'arte che è garantita e che ha un valore anche nel tempo e addirittura lo può prendere, però anche qui bisogna rivolgersi sempre a professionisti seri, perché altrimenti rischi di prendere una fregatura. Ovviamente le opere d'arte ci sono di diversi livelli, però parliamo di persone che vogliono investire molti soldi. Poi abbiamo i Rolex, okay, quindi il mondo dei Rolex in questo momento è una follia, cioè nel senso che i Rolex comprati 10 anni fa oggi valgono il doppio o anche addirittura più del doppio. La stessa cosa con l'oro. Quindi questi sono gli asset difensivi e contante in doppia valuta. Quindi questi 5 asset ti danno la possibilità di andare un po' in tutto il mondo e poter cambiare la tua moneta senza avere la spada di Damocle della banca. Ok? Tieni presente che in Italia ci sono circa 150 o 160 miliardi di euro nelle case degli italiani. Quindi gli italiani in parte hanno i soldi in banca, ma molti hanno i soldi in contanti perché non si fidano della banca. Quindi poi comprano, fanno questi asset difensivi, perché se tu hai un pugno di diamanti che magari vale 1 milione di euro, vai dall'altra parte del mondo, per dire, e ha lo stesso valore. Ok, quindi per quello che chi ha questi soldi le investi in questi asset difensivi. Ok, tutto chiaro su questo argomento? Se avete delle domande le potete fare qui in chat. Oh, grazie. Allora, apriamo la chat, tanto bevo un goccio d'acqua, così se qualcuno ha delle domande in oggetto all'asset difensivo lo potete fare. Mi accendi la chat? Chat accesa. Ok, lo potete scrivere, eh? Eccola qua la chat, se non la vedevo. Ok. Vabbè, Cinzia dice che l'hanno fregata. Cinzia, vabbè, anche la mia amica, gliel'avevo detto che ti fregavano.
Lucia Spampinato, a chi rivolgersi per la valutazione di mobili, quadri antichi? Beh, a una persona che fa quel mestiere. Ci sono diverse persone, alcune le conosco anche io, però c'è un elenco di professionisti che fanno anche questo. Anche se sul discorso dei mobili, quadri antichi, io non è che sia molto bravo. Conosco qualcuno, ma sono più bravo in altri argomenti. Scusa, ma contanti e doppia valuta, mi spieghi? Beh, dollaro o euro, rublo e yen, non lo so, comunque una doppia valuta. Anche perché adesso il rublo sta alzando. Come si fa a portare diamanti o oro all'estero? Beh, portandoli. Ok, se sono giustificati le puoi portare. Devi fare una dichiarazione e le puoi portare. E deve esserci la lecita provenienza, si chiama. Diciamo che, esempio, i cinesi quando vanno a comprare gli orologi dentro come si chiama, le manifestazioni che vendono tutte cose antiche e vanno lì con la borsetta piena di soldi, magari 500.000, 1.000.000 di euro, perché vogliono trasferire i soldi all'estero, si comprano i Rolex, puoi comprare un Rolex che costa 500.000 euro, te lo metti al polso, nessuno ti dice niente, vai in Cina, più o meno il valore è lo stesso, e così hai trasferito soldi, se te ne metti due. Quindi solitamente chi deve trasferire soldi ed è regolare, non è una roba che è illegale, l'importante è che sia lecito la provenienza. Quindi questo è la, cioè, l'importante è che la provenienza del denaro sia regolare. Se spacci droga, spacci armi, eccetera eccetera, potresti avere qualche problema, okay? Ma non credo che tu abbia questo problema. Due Rolex ti tagliano le braccia. Sì, può darsi, se ti fai beccare che costano così tanto. Poi dipende, se magari vai in Brasile, in certi posti te le tagliano, magari poi le puoi togliere. Ci devi pagare le tasse se trasferisci l'oro? No, se le pagate alla fonte, no. Poi dipende che oro è, oro, cioè, l'oro più quello vecchio piuttosto che quello nuovo. Poi dipende anche dal paese dove vai, in alcuni paesi sì, in altri no. Cioè sono domande specifiche. A chi interessano mobili antichi, qui a Ponso, Padova, c'è un commerciante che ha la casa piena. Grazie Paolo, però non è che qua vendiamo mobili antichi. Ok, va bene? Vero che l'oro non è soggetto a IVA? No, non è soggetto a IVA. Anche sull'oro, vedo che interessa molto, anche lì ci sono dei professionisti. E cioè il punto è questo, cioè sugli asset difensivi ti consiglio di non ipotizzare e di non andare su internet a cercare informazioni così. Ti interessa un mercato? Prendi un professionista accreditato e fai fare lui. Lo paghi e basta. Così ti dà tutte le informazioni che vuoi e non rischi di fare delle sciocchezze, perché altrimenti poi rischi di perdere molto di più. Ok? L'oro trasferito all'estero a chi? Ad una banca? Ma l'oro lo può trasferire dove vuoi. Ok, detto questo, poi dopo ritorniamo anche su questo argomento alla fine, che altrimenti non ce la facciamo fare tutti gli argomenti. Allora, inizierei, visto che partiamo con un assist di investimenti, con il dottor Lombardi, quindi con Angelo. Angelo? Buonasera a tutti, ciao Gaetano. Ciao, ciao Angelo. Eccomi qua. Allora, faccio una premessa, poi ti faccio anche qualche domanda, okay, hai circa di tempo, poi vediamo alla fine se riusciamo a rispondere un po' a tutte le domande che le persone ci fanno. Ah, tu sei un ex direttore di banca, sì. Hai fatto il pecchino, e ti perdoniamo per questo, cioè nel senso che anche se eri un direttore di banca, ti accetto ugualmente,
è importante che tu sia pentito. Ecco, l'importante è questo. Molto pentito. Allora, detto questo, ovviamente nella tua esperienza ne hai viste di tutti i colori, è ovvio che sia così. Allora, oggi fai il broker, quindi sei un po' al di fuori della banca, quindi ti occupi di trovare soluzioni per i clienti che siano al di fuori della banca. Scusa, che siano al di fuori della banca. Quindi spiegaci che differenza c'è tra andare in banca e rivolgersi a un broker, le differenze minime. Certo. Allora, innanzitutto, come stavi introducendo tu prima, la cosa che è più preoccupante ad osservare quella che è la situazione è un insieme di risparmiatori che purtroppo non hanno informazioni e quindi sono disposti ad accettare un istituto bancario che ti fa pagare per trattenerti i depositi e laddove c'è remunerazione magari ti dicono dobbiamo essere contenti e non abbiamo perso, ma abbiamo guadagnato lo 0, tenete conto che in questa situazione solo per l'erosione che dà l'inflazione al capitale nell'arco di 5 anni si perde una cifra che va dal 15 al 20% senza aver toccato il nostro denaro. Quindi la situazione purtroppo è che, come diceva prima Gaetano, la banca è una SPA, deve fare utili e ha logiche di bilancio. Quindi spesso e volentieri questi utili li fa a nostro scapito. Non vorrei stare tanto a buttare benzina sul fuoco e a parlare male del sistema bancario che è abbastanza evidente. Preferisco far capire alle persone che ci sono altre possibilità. Tenete conto che tendenzialmente quando noi parliamo con un uomo banca o donna banca o con un promotore finanziario, quando ha indossato una maglietta, quindi che si chiami, per citarne, no, non faccio nomi dai, di compagnie e della concorrenza, però quando una persona ha una compagnia di bandiera, alla fine vende i prodotti di questa compagnia. Nel 90% dei casi non sa nemmeno il contenuto di questo prodotto e cosa c'è nella scheda tecnica. Si propone al cliente che ne sa ancora molto meno e via, e si va in questo modo. Io vorrei tanto, conscio del fatto che non esiste una soluzione che possa andare bene a tutti ed essere uguale per tutti. È fondamentale quindi capire col cliente quali sono le sue esigenze, quali sono le sue idee, quali sono i suoi programmi per il futuro. Una volta capito questo, si può costruire con lui, si possono costruire alcune soluzioni su misura. Quindi tenete conto che al mondo ci sono tantissimi investitori, ci sono mercati totalmente inesplorati dove guadagnare ancora due cifre all'anno, rendimenti a due cifre è possibile. Lo slogan che va per la maggiore è alto rendimento, alto rischio. Io dico, cerchiamo di capire, perché questo è solo il titolo. Se con un alto rendimento faccio un'operazione di arbitraggio dove non uso derivati, dove non uso leva finanziaria, è molto più sicura rispetto a comprare delle obbligazioni di una banca che è prossima al fallimento. Come abbiamo visto, ne cito alcune note: Banca Etruria, Popolari Vicentine e chi più ne ha più ne metta. Qua non hanno dato molto risalto a queste notizie, ma c'è gente che veramente si è suicidata, c'è gente che ha perso veramente tutto, ma ne hanno parlato al TG pochi giorni. Quindi la situazione è di questo tipo, è per quello che è molto interessante invece capire e far capire al cliente che a mio avviso siamo arrivati ad un punto in cui non puoi non informarti, non puoi non capire che alternative offre il mercato. Serve proprio un'assunzione di responsabilità da parte del risparmiatore e io penso che
tutti possiamo capire tutto nel momento in cui io ti spiego le cose nel modo semplice e corretto. È un esempio che uso spesso, no? Tutti, penso, guidiamo la macchina. Pochi di noi saranno ingegneri meccanici che capiscono perfettamente il funzionamento del motore. Però non per questo non guidiamo la macchina. Lo stesso vale in ambito finanziario. Io devo farti capire bene che tipologia di prodotto stai acquistando, in che settore stai investendo, poi il cliente lo capisce. Tutti i clienti comprendono una volta che vengono spiegate le cose. Quindi io ritengo che ci possano essere delle soluzioni interessanti che ci aiutano in questa fase complicata anche di mercato a salvaguardare quelli che sono il potenziale dei nostri patrimoni senza farli erodere, e con un'oculata gestione si possono ottenere anche risultati soddisfacenti, più che soddisfacenti. Angelo, hai parlato di arbitraggio, cosa vuol dire? Arbitraggio è un lavoro vecchissimo, la faccio proprio semplice, il lavoro del mediatore, per capirci, no? Il mediatore che cosa fa? Si mette in mezzo a due parti, uno vuole acquistare, uno vuole vendere un prodotto, e chiaramente il mediatore mette assieme le due parti e incassa una fee da questa operazione che ha fatto. Nei sistemi moderni l'arbitraggio si fa su 70 mercati, 50 mercati contemporaneamente, con dei software di gestione che intercettano le operazioni di acquisto e di vendita. Sono operazioni che si chiudono in 10-20 secondi, non sono operazioni dove una persona, che poi lo fa un gestore, non lo deve fare il risparmiatore individualmente, naturalmente. Però è per spiegare che con queste operazioni praticamente non sono operazioni che durano per giorni, dove si rischia che un particolare prodotto acquistato, che può essere un'azione, una criptovaluta, della valuta si possa deprezzare e magari assistiamo a scivoloni del 20-30%. Quindi questo rischio non ce lo assumiamo, perché le operazioni vengono chiuse, fatte in grandissima quantità e chiuse nell'arco di 10-20 secondi. Luisa chiede, ci può fare un esempio di prodotto? Ma allora, come dicevo, io vi ho citato, ci sono tantissime società che fanno questa tipologia di prodotto, che può essere l'arbitraggio, che può essere il trading, che sono degli strumenti finanziari che vengono utilizzati. Quindi, dov'è la difficoltà principale? Penso che è capitato a tutti di andare in internet e di vedere così qualche proposta dove ti si dice: ah, io prima facevo il magazziniere, adesso faccio trading, guadagno 5.000 euro al mese. Ok, attenzione, sono tantissime, passatemi il termine poco forbito, cazzate, perché tantissime di queste società hanno l'unico obiettivo di prendere i 1.000, i 5.000 euro che mettete lì e farveli perdere in 3 giorni con 3 operazioni. Quindi è per quello che, Gaetano, è difficile dare una soluzione. Come dicevi tu prima, è fondamentale interloquire con il cliente, capire quali sono i suoi desideri / necessità e costruire un abito su misura, ma sempre relazionandosi con dei professionisti, perché di millantatori e di situazioni fake ne abbiamo viste troppe. E quindi sono piuttosto scettico al dire a uno liberamente: ok, fai su questa piattaforma e inizia a fare trading. Quella sarebbe il concetto di l'ottomatica SPA, cioè, ma per far trading servono competenze, serve analisi fondamentale, analisi statistica, serve capire le aziende dove si va ad investire, cioè chi la vuol far troppo semplice in genere cerca di vendere dei sogni difficilmente realizzabili, ma solo per tentare di fregare qualcuno un po' più sprovveduto. Guarda, io ho 18 anni che faccio questo mestiere, è la prima volta che invito un broker che parla e ci informa, quindi ho invitato te perché so che sei una persona seria.
di persone serie ce ne sono molto molto poche in questo mercato, e di conseguenza avere la possibilità di conoscere anche diversi livelli, diversi strati di quello che è l'alta finanza, che noi spesso subiamo, ok? Certo. Non ne abbiamo il beneficio, lo subiamo e basta, è molto importante. Io prima ho fatto una premessa, che ho detto in banca non guadagna nessuno se non loro. Cioè magari ho anche estremizzato, però quando guadagnano tantissimo tu prendi le briciole e quando guadagnano poco non prendi niente. E questa è un po' la realtà. Infatti è proprio questo il concetto. Se noi ragioniamo come fossimo degli investitori di caratura internazionale con dei patrimoni ingenti, sono tutte persone che riescono a fare col loro patrimonio per due, per tre ogni anno. Quindi nessuno di loro si accontenta di uno 0, o di un 1% forse che viene proposto al risparmiatore finale. Ma in più la cosa che accade è che a livello finanziario, se noi ragioniamo su quello che accade a Londra piuttosto che in Svizzera, dove ci sono la maggior parte degli istituti finanziari, la banca che poi fa il lavoro di intermediario, si mette praticamente di mezzo tra chi crea veramente ricchezza con lo strumento finanziario. Quindi la banca si limita a raccogliere fondi dei propri risparmiatori, utilizza questi fondi per versarli in società di gestione che fanno veramente profitti, retrocedendo al cliente finale le briciole. Quindi è esattamente questo ciò che accade. Quindi magari su un prodotto finanziario dove viene retrocesso al cliente l'1%, l'istituto ci ha guadagnato l'8%. Lo so. Allora, Danilo chiede, e dopo passo, dopo, comunque alla fine poi ci saranno molte domande, quindi ci allungheremo un po' stasera, perché ci sono già un sacco di domande. Allora, Danilo chiede, ma se siamo ignoranti in materia, come facciamo a riconoscere un broker affidabile e come si fa a informarsi? Allora, la risposta... Domanda da un milione di dollari. No, ma la risposta è semplice, perché le soluzioni stanno sempre nelle cose semplici. Le persone innanzitutto devono avere chi ti consiglia un broker. Cioè io la prima domanda che faccio, tendenzialmente a qualcuno che mi consiglia qualcosa, chiedo: tu ce l'hai, tu l'hai fatto, e se l'hai fatto che risultati hai ottenuto? Perché le chiacchiere devono stare a zero, quindi per capire se un broker è serio, naturalmente deve dimostrare con dati oggettivi quello che è il prodotto delle gestioni. Già nel mio caso specifico la mia scelta è stata essere indipendente, quindi io non rappresento nessuna compagnia, ma il mio riferimento è il mercato, quindi io scelgo sul mercato quello che è il prodotto idoneo per il cliente. Quindi non sono obbligato da nessuno, e questa scelta l'ho fatta nel 2006 quando mi sono dimesso dalla banca, proprio perché essendo in banca, essendo un dipendente di un istituto bancario, è evidente che tu devi vendere e collocare presso il pubblico dei risparmiatori i prodotti che la banca ha costruito, ha ideato, pur magari non condividendo le scelte, pur magari vedendo che ci sono delle cose che non vanno bene, perché nel momento in cui io ho dovuto collocare tutti i bond spazzatura, ne cito alcuni, Cirio del Monte, la Parmalat, la Swissair, cioè quindi tutte compagnie che sono poi fallite causando gravi perdite ai risparmiatori. Quindi in quel momento la banca cosa ha fatto? Ha comprato quel prodotto finanziario e l'ha riversato, come quando alcune aziende riversano nel mare dei prodotti inquinanti, no? Pensando che ok, spalmo 5.000 euro su n persone, è meno grave che 1.000.000 su uno da solo. Questo è accaduto purtroppo. Quindi proprio per non far sì che si riproponesse mai più, perché io non lo posso accettare e non posso neanche immaginare di proporre ad una persona un prodotto finanziario che non mi convince o del quale io non mi fido, cioè ho scelto di essere indipendente.
Quindi il mio riferimento è il mercato. Quindi c'è un'analisi del prodotto che volge poi ad una soluzione per il cliente. Tenete conto che tendenzialmente le persone delle quali vi potete fidare arrivano sempre tramite conoscenza di qualcuno che ha provato. Difficilmente avrete persone che vengono a proporsi, che cercano, che fanno una serie di cose. Perché? Perché il lavoro è tanto, no? Quindi, cioè, avendo molto lavoro, lavoriamo seriamente e il tempo che abbiamo a disposizione è anche poco. Quindi non è che abbiamo, infatti ne stiamo parlando alle 9:30 di sera, durante la giornata lavorativa sarebbe impensabile, proprio perché cioè si dà priorità al lavoro e poi il tempo da dedicare a questo che per me vuol più che pensare di raccogliere clienti, vuole essere un messaggio. Il messaggio positivo è: attenzione, svegliamoci tutti dal torpore, cerchiamo di raccogliere le informazioni giuste e abbiamo veramente la possibilità di difendere i nostri patrimoni. Ottimo. Sì, diciamo, quando hai parlato di risultati, ovviamente nel campo della finanza i risultati sono i soldi, quindi certo. Come fa a dimostrarti un broker che è bravo? Ti fa vedere tutte le statistiche fino a quel momento. Quindi, se è bravo, ci fa vedere i fissati bollati delle negoziazioni che fa, perché le statistiche fatte in Excel naturalmente, sai, è facilissimo contraffarle, ma nel momento in cui mi fa vedere le negoziazioni che ha fatto con i gain, non può più mentire, e allora mi fa vedere la contabilità, e lì è come analizzare il bilancio da parte di un commercialista. Ok, ovviamente tu parli in modo complesso, però io la faccio in modo più semplice, cioè ci sono dei documenti che è possibile far vedere, okay, che certo. Dimostrano il curriculum, ok, inconfutabile di un buon broker. Un buon broker qual è? Quello che ha fatto guadagnare i soldi al cliente, ok? Detto in sintesi. Assolutamente. Lo puoi dimostrare. Perché non lo trovi in mezzo alla strada? Perché sono i clienti che cercano lui, perché è un referral, cioè nel senso che quando poi i clienti guadagnano soldi, si attiva una macchina e dice ok, quello è bravo, quello è bravo, quello è bravo, e quindi si attiva. Certo, è proprio questo. Esatto, è i referral, no? La nomea. Certo. La nomea. Assolutamente. È solo un circolo poi virtuoso che si mette in movimento, proprio perché uno ha provato, ha toccato con mano, è stato contento e quindi segnala ai due amici, al parente, e quindi io ho sempre solo lavorato in questo modo, solo su referenze attive. Sì, sì, ma infatti Angelo dice una cosa vera, la maggior parte dei grandi professionisti di un certo livello che conosco anche personalmente non fanno nessun tipo di promozione, nessun tipo di pubblicità. Certo. E quindi questo è vero, perché è un giro anche un po' chiuso. No, ti faccio un'ultima domanda, adesso non so se rispondere, poi dopo andiamo oltre, dopo ci riprendiamo alla fine. Chi ha tolto i soldi dalle banche, dove li potrebbe investire in modo sicuro? In Svizzera? Punto interrogativo, chiede Tiziana Valentina. Allora, anche in Svizzera c'è di tutto, cioè è troppo generica l'affermazione, non è, cioè il nostro concetto e il concetto che stiamo introducendo non è tanto quello di necessariamente fuggire. Io, fatto 100 un patrimonio, cerco sempre di conciliare al cliente, che dico: hai provato questo settore? Cioè guardo una torta e io, guardando quella torta, devo indirizzare il mio cliente non in un'unica soluzione o in una soluzione univoca, ma devo assieme a lui cercare di fargli capire che magari può investire una certa somma in un prodotto particolare emesso magari anche da una banca svizzera, ma può essere americana piuttosto che, quindi più che altro il passaggio precedente è capire il cliente, capire le esigenze e trovare poi le soluzioni idonee per quel cliente.
Quindi non possiamo generalizzare e dire è tutto bello ciò che accade in Svizzera, non è vero, perché quando c'è stato il momento in cui c'era la possibilità di far rimpatriare i capitali, io da consulente ho visto delle cose fatte da banche svizzere che erano inguardabili, cioè proprio perché il concetto che però applicavano era ok, tu hai portato fuori questi soldi che erano tutti frutto di evasione, quindi tutto quello che arriva è di più. Quindi anche lì ci sono dei family office. Ad oggi, tanto per darvi un dato, la Svizzera ha stretto molto sulle licenze, in Ticino ci sono solo 13 family office con licenza FIMMA, quindi che è la massima licenza che ti consente di operare in Svizzera, cioè in tutto il canton Ticino sono solo 13 e devono avere delle masse gestite di qualche centinaia di milioni di euro, se non stanno neanche in piedi. Quindi è tutto un po' da capire, quindi anche lì ci sono sicuramente delle soluzioni interessanti in quel paese, ma ci sono molto interessanti anche a Londra. È proprio da capire quello che sta cercando il cliente, quello che è un po' il suo bisogno di pianificazione. Certo, aggiungo che ovviamente ogni persona è a sé, ogni persona deve avere una, alla fine una consulenza privata specifica, perché altrimenti diventa difficile. Allora, stasera abbiamo parlato un pochettino, poi dopo magari se hanno domande te le riprendo alla fine, Angelo. Ok. Stiamo parlando di alta finanza, cioè quindi questo mondo è difficile che un utente normale lo avvicini, ok? È molto molto difficile, perché solitamente viene intrapreso da determinate persone con determinate conoscenze. Quindi stasera io ti ho voluto portare in questa riunione, in questo seminario, persone di un certo livello. Poi se una persona vuole capire di più, prenota una consulenza nell'ufficio, si cerca di capire qual è l'esigenza e fa tutte le domande del caso e dopo si fanno valutazioni di un certo tipo. Allora vorrei andare avanti, dopo rispondo anche sul discorso investire in una family office, è sicuro? Vabbè, risponde questa qua, è ultima, dopo andiamo avanti anche con le altre domande. Allora, è sicuro sì, perché ci sono degli istituti e degli organi di audit e di controllo che sono assolutamente molto stringenti. Tenete conto che qualsiasi forma di investimento ha un grado di rischio. Chi vi racconta che non c'è nessun rischio negli investimenti è un bugiardo, ma tenete conto che, ripeto, come ho detto prima, anche a comprare un'obbligazione della banca ha un grado di rischio, perché se l'obbligazione dura 5 anni e voi la volete smobilizzare prima, c'è un rischio prezzo, perché magari l'avete comprata a 100, quota 90, perdete il 10% a venderla. Se la banca salta come Banca Etruria, non li vedete proprio più. Quindi chi vi racconta che non c'è rischio, anche comprando un bot c'è un grado di rischio, perché lo Stato può andare in default, come è andata in default l'Argentina, ok? Io non voglio fare mai l'apocalittico che dice che arriverà la fine del mondo, però è perché come regola a carattere generale deve essere chiaro che ogni investimento ha correlato un grado di rischio. E io che devo spiegare al risparmiatore è: se tu ti assumi questo grado di rischio devi ottenere questo risultato. Quindi a parità del grado di rischio vado ad allocare i miei soldi in chi mi paga di più. Quindi se un'obbligazione bancaria, sparo, ha un grado di rischio 2 e mi rende l'1,5 all'anno e un altro investimento con grado di rischio 2 mi rende l'8, è evidente che io vado ad allocare le risorse finanziarie dove prende l'8 a pari grado di rischio. Non so se sono riuscito. Per me è tutto chiaro, chiarissimo, spero che lo sia anche per tutte le persone, però dopo lo riprendiamo alla fine, andiamo avanti che faremo un po' tardi, speriamo, faremo una puntata ad hoc, perché certo, ci sono tantissimi argomenti da affrontare. Ok, dopo se avete delle domande fatele in chat che lo riprendiamo. Allora, per adesso grazie Angelo, rimani qui,
Perché dopo alla fine dobbiamo riprendere un attimino il discorso. Allora, uno dei tanti argomenti, anche come avete visto ovviamente in premessa e anche nella promozione, okay, sono gli investimenti immobiliari, che sono di diverso tipo ed è un mondo veramente gigantesco. E, solitamente, prima di presentarti una persona, devo accertarmi che quella persona sia un professionista di alto livello. Nell'ambito immobiliare c'è di tutto, come nell'ambito del trading, degli investimenti, cioè veramente c'è di tutto. Stasera ti ho voluto portare qui con noi un manager internazionale, che ovviamente è anche un mio amico, quindi non ve lo nascondo, perché facciamo delle cose insieme, e lui si occupa di immobiliare a Dubai. Allora, ciao Luca, buonasera. Ciao Gaetano, buonasera a tutti. Ok, allora Luca ovviamente è un manager internazionale, si occupa di diverse cose e da qualche tempo si occupa anche di investimenti immobiliari a Dubai. Allora, ci racconti cos'è Dubai e perché sta andando così bene, perché la gente vuole investire lì, cioè una piccola premessa, so che il tempo è poco, però tanto per capirci un pochino, così ci dai qualche nozione. Via. Diciamo che un po' come nel caso della Svizzera bisogna sfatare dei miti, cioè Dubai fino ad una decina d'anni fa poteva sembrare essere appunto la nuova Svizzera, cioè un nuovo posto dove portare i capitali in modo tale da essere, diciamo, esenti dal pagamento delle tasse. E questo è quello che i pionieri dell'evasione fiscale in effetti hanno provato a fare durante gli anni 2000 e poi non so se qualcuno di voi lo sa, intorno al 2008-2009 è scoppiata una grande crisi lì a Dubai che ha determinato la fuga di imprenditori che avevano investito tutti i loro averi, tutti i loro denari negli anni precedenti. Tant'è vero che io mi ricordo che all'epoca si vedevano i parcheggi dell'aeroporto pieni di queste macchine a noleggio che venivano completamente abbandonate e la gente scappava per ritornare al loro paese. Però, come in tutte le start-up di ogni tipo, esistono sempre dei percorsi che bisogna intraprendere. Quindi, diciamo che la pubblicità, la propaganda con cui era stata, diciamo, lanciata Dubai nel mercato poteva, secondo me anche giustamente, creare qualche dubbio di affidabilità, eccetera, eccetera. Ora, cosa è successo? È successo che gli Emirati sono un gruppo di piccoli, appunto, Emirati, 10, ognuno di loro con delle ricchezze economiche di diversa natura, cioè in alcuni c'è il petrolio, in altri non c'è per niente petrolio. E che cosa è successo? Allora, per salvare capre cavoli, l'emiro di Abu Dhabi, nonché cugino di quello di Dubai, si è preso in carico di tutto il debito del paese, una roba che se avvenisse qui da noi saremmo tutti quanti contenti. E ha salvato così Dubai dal fallimento. Dubai era in default, ma è riuscita poi a venirne fuori piano piano. E come ne è venuta fuori? Ne è venuta fuori cambiando un pochino quello che era il mood o era quello che era lo slogan che si distribuiva in giro per il mondo. Quindi, da luogo, diciamo offshore, per quello che riguarda le tasse, ha iniziato a diventare il posto ideale per fare turismo, shopping e cose del genere, cioè in poche parole attraendo quelli che sono i turisti che per la maggiore spendevano soldi e trascorrevano le loro vacanze in territorio europeo e ammaliati da
da questa, diciamo, luce che c'è là a Dubai, che io riconosco che esiste, anche se a me non piace molto, ha iniziato così ad invertire quello che poi si è confermato essere il nuovo trend dell'economia del paese, che è il turismo. Tant'è vero che oggi, nel 2022, è la località turistica più popolare del mondo. Ecco, quindi, detto questo, possiamo anche iniziare a parlare del prodotto in questione, vale a dire l'immobiliare. Perché questo? Perché aumentando sempre di più i turisti che vanno a visitarla, cambiano sempre di più le esigenze di coloro che vorrebbero poi ritornarci. Perché molto spesso le persone con cui io parlo mi dicono: ah, io ci sono stato, non mi è piaciuto, oppure qualcun altro dice: sì, io ci sono stato, mi piacerebbe andarci, ma non saprei bene come fare, come investire il denaro, perché sappiamo benissimo che a Dubai non esiste la produzione, esiste la possibilità di costituire delle società in determinate zone, alcune considerate free zone, dove praticamente non si paga proprio niente, se non l'IVA al 5% e al massimo un costo di gestione all'anno di 2-3 mila dollari, a esagerare, qualunque sia poi l'income, come vuol dire, il fatturato della stessa società. E quindi le persone tuttora sono un pochino spaesate. Allora bisognava dare un valore aggiunto, un asset, perché questa sera stiamo parlando di asset che regolano e garantiscono nel migliore dei modi tutti i tipi di investimenti che stiamo per proporre, in questo caso real estate, nel caso di Angelo il mercato finanziario alternativo, chiamiamolo così, che non lo è poi tanto, e quello che ha presentato Gaetano, che forse quello è la base sulla quale poi dopo si basano tutti gli altri, cioè capire come, se avere a che fare ancora con le banche, oppure se non ridurre le banche a quello che poteva essere il significato di tanti anni fa, cioè qualora le banche dovessero tornare ad essere un aiuto per l'economia locale, per far rinascere l'economia umanistica, ma io lo dubito un po', se devo essere sincero. Quindi, tornando al discorso di Dubai, abbiamo capito con alcune persone, perché io in realtà nasco come progettista di sistemi di telecomunicazione satellitare, il motivo per cui noi siamo a Dubai è perché siamo stati i primi o tra i primi a fornire la connettività internet alle navi, cioè a sistemi in movimento. E poi da lì che è nato poi il discorso del creare un asset in modo tale che si potessero attrarre anche clienti non del nostro settore. Ecco da qui viene fuori la mia duplice attività a livello professionale. Però dobbiamo dire le cose come stanno: il mercato immobiliare esiste, ma è ballerino. È ballerino, però, a differenza di quello prettamente bancario, se nell'immobiliare acquisti un bond, cioè una casa, una villa o un appartamento, il valore dello stesso non può scendere più di tanto. Non può scendere più di tanto, perché attualmente, nel corso degli ultimi 2-3 anni, abbiamo notato sì delle flessioni, ma non, diciamo, pericolose per quello che riguarda la salvaguardia dei nostri capitali. Quindi è una cosa che secondo me si può fare, ma non deve essere fatta, a mio giudizio, fine a se stessa. Cioè, l'esempio è: non voglio più tenere i miei soldi in banca perché Gaetano ci ha detto che è pericoloso, perché la banca molto probabilmente ci porterà a perdere per un motivo o per l'altro, perché ci offrono dei prodotti creati nel loro laboratorio, diciamo fatti in casa, insomma è un qualche cosa di cui non ci si può più fidare. Però il connubio real estate a Dubai, annesso con per esempio un'attività commerciale che potrebbe anche essere
la stessa che voi avete in Italia, ma con la possibilità di fare una specie di divisione dei tempi di utilizzo delle società con i loro incrementi. Voi sapete benissimo che si può andare a Dubai e stare là a livello professionale per 6 mesi all'anno, dando la possibilità alla parte, diciamo, fiscale italiana di non pretendere niente dal punto di vista della tassazione. Cioè, in poche parole, voi avete un'azienda in Italia che, fattura 200.000 euro all'anno. Se voi diminuite il fatturato qua in Italia del 50% e aprite una società analoga nella free zone piuttosto che nella media city dove volete voi, che inizialmente fa lo stesso tipo di fatturato, voi sapete benissimo che una volta ottenuto anche il visa, cioè il permesso di soggiorno per dei lavoratori stranieri che risiederanno nell'Emirato per più di 6 mesi e un giorno, vi mette con le spalle al coperto da quelli che possono essere delle paure nei confronti del nostro fisco, che comunque a rigor di logica ci vede estero vestiti anche senza analizzare i casi singoli. Quindi quello che vorrei cercare di farvi capire è di non fermatevi ai luoghi comuni, fate tutte le domande che volete, ma non soltanto con noi, informatevi con chi volete, perché non c'è niente di illegale. La stessa cosa che ha detto Angelo riguardo la Svizzera. Cioè, la Svizzera è semplicemente uno Stato, una confederazione al di fuori della comunità europea. Caspita, non è una roba da poco. Io, voglio dire, ci penserei due volte prima di avere dei pregiudizi. Dubai sta diventando la stessa cosa, perché, come ho detto prima, il sistema di propaganda più importante è diventato quello del turismo. Quindi, che cosa vi posso dire? Vi posso dire che nel corso degli ultimi 2 anni abbiamo notato anche un altro tipo di tendenza qui in Italia. Ve lo spiego. Qui in Italia ci sono delle proprietà immobiliari in vendita che non finiscono più, delle cose inestimabili, esorbitanti. Potrei anche mandarvi dei link per dare un'occhiata. Sono delle proprietà che in linea di massima non si riuscirà mai a vendere a quello che può essere il prezzo di mercato. E un altro, diciamo, fattore che gioca a svantaggio di tutto ciò dell'immobiliare italiano sta nel fatto che noi stiamo vivendo un passaggio generazionale tra coloro che hanno acquistato queste proprietà o che le hanno costruite e quelli che dovrebbero essere gli usufruttuari, i figli, gli eredi, eccetera, eccetera. Considerando che siamo in condizioni economiche generali nel nostro paese da paura, e purtroppo saranno anche peggiori nei prossimi mesi, lo sappiamo, non dobbiamo nasconderci niente, stiamo ricevendo parecchie richieste di giovani, cioè di coloro che hanno ereditato queste proprietà in Italia, che sono pronti a vendere, o per non dire svendere, al prezzo minimo possibile per poi investire parte di questi ricavati a Dubai. Ma non perché questi signori possono andare a Dubai e credere di fare chissà che cosa, solo perché là, con molti meno soldi, si possono comprare degli appartamenti di livello medio altissimi, perché, come voi potete immaginare, gli edifici non possono avere più di 40 anni di età, perché anche per un discorso dell'effetto climatico, dopo 40 anni dalla costruzione i grattacieli vengono demoliti e rifatti. Quindi non esiste andare là di trovare una proprietà immobiliare con, a livello qualitativo medio-basso. Ci sono tutti i comfort che noi possiamo immaginare, e i prezzi si sono ormai allineati verso il basso proprio per la grande... Allora, faccio una qualche domanda che è arrivata, poi siamo al termine.
ci allunghiamo un po' per le domande. Allora, quanto può costare un appartamento da poter affittare a Dubai e quanto può costare la gestione? Beh, i canoni per poter calcolare un prezzo sono gli stessi che abbiamo in Italia, cioè vale dire la metratura, e nel caso dell'affitto, purtroppo sono inclusi anche dei servizi che qua in Italia da noi non esistono, tipo la pulizia dell'appartamento, lì è obbligatoria, cioè lo fanno delle società del loco. Un appartamento, ho capito forse la domanda che fa, cioè nel senso che cioè, probabilmente vuole capire di quale tipo di investimento si sta parlando, cioè un appartamento di 100 metri, quanto può costare mediamente, ovviamente per dare un'idea, ecco. Vi dico una cifra così senza pensarci, quindi la dovete prendere senza impegno. Potrebbe essere sui 2.000-2.500 dollari con le spese incluse. Con le spese incluse, con tutte le spese incluse, vale a dire l'elettricità, l'aria condizionata. E voi sapete benissimo che lì l'aria condizionata va tutto l'anno. Magari ci sono un paio di mesi tra dicembre e febbraio durante i quali si può anche non accendere, almeno io non accendo, mentre da marzo in poi non se ne può fare a meno, è diverso. Dipende ovviamente dov'è, però diciamo che possiamo parlare anche di 250-300 mila euro, un appartamento abbastanza grande. Ma si può anche parlare di meno, lo si trova anche a meno. I prezzi sono abbastanza equiparati all'Europa, come ho detto all'inizio del discorso. Quindi, idealmente parlando, una proprietà a Dubai potrebbe anche essere considerata come, che ne so, la holding group di una società vostra che potreste avere all'estero. Potrebbe essere l'asset della vostra società. Ok, tutto chiaro, tutto chiaro. Vabbè, diciamo che l'argomento poi è di fatto gigantesco, però abbiamo dato un piccolo input. Anche con te credo che ci sarà magari un'altra occasione per entrare un po' più nello specifico. Cioè, esempio, le domande che mi vengono in mente come utente è negli ultimi 10 anni, esempio, che tipo di di guadagno c'è stato per gli appartamenti a Dubai. Non so se hai questo dato o meno, però. Sì, c'è stato un incremento esponenziale dopo la ripresa della crisi di Dubai, quindi vi parlo del 2011, fino al 2018, fino al pre-Covid, 2018-2019, dove i prezzi sono aumentati in maniera regolare, non esponenziale, ma sono sempre aumentati. Dopodiché sono crollati con l'inizio della pandemia a livello globale. Adesso si sono riassestati, ma sono più bassi rispetto ai livelli del 2018. Quindi è un buon momento per investire. Ottimo. Bene, grazie Luca. Grazie, poi Grazie ti a voi. argomento molto molto interessante. Allora, stasera abbiamo parlato di diversi argomenti, ovviamente sono tutti argomenti specifici. E, se avete delle curiosità, mi potete mandare una mail. Se volete una consulenza specifica, la potete prenotare sia online sia dal vivo, se siete ovviamente in zona Parma. Quindi questo adesso Francesca vi manderà il link, quindi che costa meno alle persone che lo comprano direttamente stasera, altrimenti si può comprare quando si vuole. Le consulenze possono essere di diverso tipo, finanziare, investimenti, controllare il mutuo, controllare la fiducia, controllare il conto corrente. Addirittura abbiamo un reparto che si occupa anche di Equitalia. Allora, quello che è importante è questo. E ogni persona dovrebbe avere le giuste informazioni per fare i giusti passi. C'è un mercato gigantesco e quello che ti posso dire io è questo, che oggi più che mai, se non hai le giuste informazioni per muoverti, potrebbe essere troppo tardi. Nel mare di internet è difficile capire chi è buono e chi no. Come diceva prima Angelo, devi avere un riferimento di referral, cioè quello che ti posso dire io è questo.
io ti posso filtrare le persone che vanno bene. Questo lo posso fare, quindi ti posso dare un minimo di garanzia per dirti che ci sono grandi professionisti, anche in Italia, anche in Europa, non si conoscono molto, ma perché non hanno bisogno di farsi pubblicità. Quindi lavorano per inerzia, lavorano perché sono molto bravi a lavorare. Cioè, io stesso faccio questo lavoro da 18 anni, che è un lavoro molto specifico, e la maggior parte dei problemi che io ho è il fatto che la gente non creda che io ottenga questi risultati, cioè, anche quando gliele faccio vedere. Cioè, siamo in un modo, cioè, i miei competitor, gli avvocati, gli studi legali, quando io faccio vedere le sentenze non ci credono. Dico, no, non è vero. Non è vero che se uno ha un mutuo in usura o indeterminato può ricevere indietro migliaia di euro. Non è vero che se una persona ha un decreto incentivo o un pignoramento possiamo opporci. In realtà ci sono tantissimi professionisti bravi in diversi settori. Nel mio ambito io dovrei avere davvero milioni di persone che mi chiedono consulenze e mi chiedono di verificare i propri documenti bancari, e invece non è così, perché molta gente preferisce essere fottuta clamorosamente dalla banca. Però il mondo è così. Quindi tu che hai partecipato stasera hai delle informazioni un pochettino di un livello un po' più alto. Luz, io vorrei una consulenza per controllare il mio mutuo. Adesso metteranno il link, quello è il link. Allora, poi ci sono alcune domande sul discorso per Angelo. C'è Angelo? Sì, ci sono. Ok, vedo che è un argomento... I soldi sono sempre un argomento che piacciono molto. Allora, i soldi non investiti e fermi sul conto corrente bancario in attesa di vendita di un nuovo immobile sono a rischio, possono essere bloccati o sottratti? Ok, vabbè, questo posso rispondere anche io, perché allora, possono essere sottratti da chi? Cioè, se tu dici, possono... può arrivare la Guardia di Finanza, l'ufficio delle entrate, mi può multare? Sì, ok, la risposta è sì, lo possono fare. E può esserci la banca che fallisce? Sì, è già successo. E quindi sono sicuro al 100%? Sì. Possono essere bloccati e sottratti? Sì, dipende perché e per come. La banca è un custode, quindi se c'è un decreto, un pignoramento o... anche il bail stesso. Gaetano, scusa se intervengo. Anzi, penso che se qualcuno ha qualche anno in più, non lo chiediamo a Anna perché è una signora, però si ricorderà, penso, la manovra Amato, quando nel 1996 di notte hanno picchiato una bella patrimoniale del 6 per 1000 con i saldi che avevamo sui conti correnti. Quindi c'è, cioè, quello che può fare il governo o le misure su questo, sicuramente tutti i soldi che ci sono lì e possono essere oggetto di patrimoniale piuttosto che di qualsiasi misura. Assolutamente, assolutamente vero, perché poi alla fine la banca è un custode e quindi se semplicemente decide che tu i tuoi soldi non devi prenderli più per un motivo governativo o non lo so, come hanno fatto in Grecia, tanto per intenderci, neanche tanti anni fa, quindi ti ritrovi ad avere un sacco di soldi in banca e non li puoi ritirare. E non ci sono santi in paradiso, non ci sono santi in paradiso, non li puoi ritirare. Abbiamo vissuto un momento particolare, la pandemia, quindi abbiamo vissuto un momento dove non potevi neanche andare in banca. Adesso c'è una guerra e adesso c'è la BCE che ha chiuso i rubinetti e lo spread andrà in alto. Quindi diciamo che c'è qualche indizio per farti capire che forse è il momento di svegliarsi.
Politicamente siamo ancora molto indietro perché non c'è un risveglio di coscienza, le persone ancora si lamentano troppo, forse stanno ancora troppo bene, ma l'attacco che verrà fatto e che è in atto è per la media borghesia. Quindi quelle persone che hanno un po' di soldi, che si sentono protette, saranno quelle che prenderanno le mazzate. Le stanno già prendendo le mazzate, quindi, e continueranno a prenderle. Allora, in caso di fallimento del sistema bancario italiano, avere la residenza in Italia e i soldi in Svizzera ti tutela? La so anche io, ma lascio rispondere te, Angelo. Allora, vi dico anche una domanda che ho letto prima che era interessante. Si collega a questa. C'era una persona che chiedeva se era meglio aprire il conto in banca piuttosto che all'ufficio postale. Io vi dico che non c'è differenza, nel senso che ci dovesse accadere qualsiasi cosa, ma come gestisco io il conto in Italia? Per me il conto in Italia è un conto che deve avere sistema incassi e pagamenti, cioè quando avete le utenze domiciliate, lo stipendio, un bancomat e avete su quel conto 3.000 euro, basta e avanza. Quella è la gestione del conto. Deve essere utilizzato per incassi e pagamenti personali. Stop. E qua mi ricollego alla domanda. È chiaro che se io poi ho il mio patrimonio liquido in una banca che, o meglio, in una società di gestione del risparmio, o addirittura in una società di mediazione immobiliare, è un conto terzi e non è soggetto a fallimento, cioè i nostri soldi non ti ritocca nessuno. Quindi, per banalizzarlo, è chiaro che io posso essere residente in Italia, ma avere i miei soldi da un'altra parte, e qualsiasi cosa accade in Italia può andare anche in default, come in Argentina, e i miei soldi dall'altra parte non me li tocca nessuno. Quindi sì. Per quanto riguarda le polizze, ho visto questa domanda e la cosa che dà confusione è che tendenzialmente una polizza è impignorabile e insequestrabile, ma da quello che diceva Gaetano prima, da un decreto ingiuntivo, da un creditore, da una banca, non è pignorabile, non è sequestrabile e non entra in asse testamentario. È chiaro che se dovesse accadere qualcosa di diverso, non penso che si fermino solo le banche, visto che ci sono delle compagnie di assicurazione come Generali o la Azimut, che è diventata uno dei player più importanti per la gestione di patrimoni. Quindi. È vero. Allora, ho provato a prenotare un Rolex, mi hanno riso in faccia, perché effettivamente, allora, quello che dicevo prima, l'asset difensivo che ci vogliono i professionisti, se tu vai in un negozio e compri un Rolex, effettivamente ti ridono in faccia. Dici, ti ridono in faccia. Eh sì, ti fanno aspettare un anno o due perché tutti stanno comprando Rolex. Anche lì si possono fare, ma ci sono dei professionisti che lo fanno, quindi non ti ridono in faccia, ma ti danno dei Rolex. Perché anche lì è un mondo particolare quello dei Rolex. Comprarli nuovi in questo momento costano delle follie, è meglio comprarli usati, che hanno comunque un valore che regge. Però è vero, perché effettivamente se uno va a comprare un Rolex, glielo danno tra 2 anni. Meglio le banche straniere o italiane? Tenete conto che una banca straniera che apre in Italia è assoggettata alla normativa italiana di Banca d'Italia, quindi alle autorizzazioni di Banca Italia, e deve essere, per un discorso di concorrenza, rispettare anche la normativa italiana. Quindi, se ci fosse un decreto ministeriale, una qualsiasi cosa che blocca tutto ciò che c'è sul territorio italiano. Che si parla a quel punto di bloccare i risparmi di clienti italiani, quindi. Eh sì, se la gente sapesse queste cose, però non sono bastati i miliardi di euro che hanno perso le persone, miliardi. Purtroppo quello che io assisto quotidianamente è che vedo addirittura, ma ad alti livelli, anche
gente che dovrebbe aiutare i clienti, anche commercialisti che di ambito finanziario ne sanno veramente poco, e in più la gente che va ancora comunque in banca col cappello in mano, perché come dicevi tu prima la vive come un'istituzione, e cazzo no, è una società per azioni che fa utili senza nessun tipo di pietà, quindi lo so. È quello. Allora, due o tre domande qua. Allora, per diventare, ok, allora, rivenditori ufficiali impossibile, preferiscono rivendere a reseller. Ah, ok, si riferisce ai Rolex. Roberto, se vuoi un rivenditore te lo passo io e ti do pure i Rolex, non ti preoccupare, problema risolto. È possibile avere il contatto di Angelo? Certo, Angelo fa il suo mestiere, ci mandi le mail con nome, cognome, numero di telefono e poi dopodiché ti contatterà o l'assistente di Angelo o Angelo in persona e certo, farete un vostro colloquio. Quindi decibainfo@gmail.com, va bene questo qua. Poi, quando aprire un conto corrente in Svizzera qui in Italia è perfettamente inutile? Allora, aprire un conto in Svizzera, per poterlo aprire dovete essere residenti, quindi non ve lo aprono neanche sotto tortura se non siete residenti. Aprire un conto in Italia in una banca svizzera, faccio un esempio, l'agenzia del Credit Suisse in Italia, a Milano, ok, di fatto è equiparata alla normativa italiana, cioè quindi non cambia molto. Non cambia assolutamente nulla. Ok, allora direi che ci siamo. Se avete ultime domande, vi diamo 3 minuti per formularle. Vuoi aggiungere qualcosa, Luca? Angelo, scusa. Ma Luca era altre. No, cioè io sono a disposizione se le persone hanno bisogno, vogliono appunto anche in ufficio da te, Gaetano, dove volete, c'è la possibilità di argomentare, di fare i colloqui anche individuali per capire di più l'esigenza del singolo, per fare una cosa più su misura. Tutto. Ok, Luca, vuoi aggiungere qualcosa? Bondini. No, se non per il fatto che noi forniamo anche assistenza legale per coloro che possono essere interessati così a aprire le loro società presso questo paese, e quindi non ci occupiamo semplicemente di offrire a loro delle soluzioni immobiliari e basta. Anzi, il pacchetto può anche essere di gestione completa, che include anche la nomina di un fiduciario che possa gestire la loro LTD a piacimento. Quindi volevo soltanto a sottolineare il fatto che noi proponiamo una soluzione a 360 gradi. Ok, grazie mille. Allora, per quanto riguarda la registrazione, dopo, quando abbiamo finito, manderemo a tutte le email la registrazione, perché ci sono alcuni che si sono collegate tardi, giusto Francesca? Yes. Ok, quindi manderemo questa. Ok, quindi mandiamo poi la registrazione a tutti, non vi preoccupate. Si apre un conto corrente in una banca italiana, tipo Intesa Unicredit, ma in un paese estero. Rischio che mi blocchino tutto ugualmente? Secondo me sì, perché nel momento in cui c'è qualche decreto, cioè all'estero non la bloccheranno ai clienti esteri, ma se tu sei cliente italiano che apri, residente in Italia che apri in banca Intesa dove vuoi in Francia, cioè, non cambia nulla. Sì. Lo fermo, è un'esperienza che abbiamo vissuto. Sì, è così. Sì, purtroppo così. Allora, il sistema ovviamente, quello europeo, è un sistema, no? Il sistema europeo, quindi oggi qualsiasi banca tu hai un conto corrente un po' in tutta Europa, tirando fuori l'Olanda, ok? Che poi non è neanche o Montenegro, cioè sono vicino all'Europa, ma non sono in Europa,
il resto sono abbastanza a rischio, ok? Se uno dice che voglio avere il segreto bancario, non c'è. C'è Montenegro, c'è a Dubai probabilmente, e c'è in Olanda. Perché dice aprire in Olanda conviene, ci lavora e abita mio figlio. In Olanda c'è il segreto bancario, no Angelo? Sì, l'Olanda è ancora uno dei paesi, però anche lì penso che cioè, il figlio che è residente potrà aprire. Se non sei residente, penso sia difficile riuscire ad aprire un conto. È per quello che ci si deve appoggiare a delle società di gestione che ti aprono un conto terzi, che è completamente diverso, è molto più tutelante. Certo, va bene, le domande poi sono mille. Allora, il problema è che poi ogni persona ha un'esigenza specifica. Quello che era l'intenzione stasera è far capire i diversi livelli professionali e poi in base a quello che è la specificità si fa il vestito alla persona. Quindi questo è quello che è da fare. Diversificare i propri risparmi, si intende farlo secondo gli asset menzionati prima? Diversificare, sì, anche quello, Tiziana. Dipende sempre da quale livello. Diversificare si fa per anche non avere un unico rischio. Ci sono diversi livelli, quindi in base al rischio che una persona si vuole assumere, 0, 1, 5, 10, si possono fare diversi investimenti. Si diversifica perché così si apre il mercato in diverse direzioni. Quindi, perché se fai solo una direzione, se quella direzione va male, perdi i tuoi soldi. Ok, Vincenza, i primi ad avere il conto bloccato saremo noi non vaccinati. Speriamo di no. Va bene, dai, se non ci sono altre domande, abbiamo tardato di mezz'oretta, dai, comunque è stato una mezz'oretta proficua. Ok, allora vi do il link allora di questo testo che è molto molto importante. Davvero vi invito a leggerlo, costa veramente poco, ma vi dà veramente un indizio di come funziona il sistema bancario e vi può essere davvero molto utile. Poi se volete una consulenza con me, lì c'è il link, oppure potete anche chiamarmi se volete una consulenza da Luca o da Angelo, che mi metto assolutamente a disposizione. Va bene? Io vi auguro una buona notte a tutti, grazie della tua presenza, grazie di essere stato qua, abbiamo allungato tra una mezz'oretta. Allora, credo che tra 25 giorni, un mesetto, forse anche prima, ne faremo un'altra, magari la faremo anche più specifica, perché ho visto che c'è interesse anche per gli altri argomenti. Va bene, ricordatevi che se non ti svegli o prima o poi la banca ti fotta. Quindi ricordatelo prima di andare a dormire. Ok? Ciao, buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti, ciao.